Un saluto a tutta la cittadinanza. Dopo la chiusura di Pasqua, tutti speravamo di trascorrere le festività natalizie come nostra consuetudine, insieme ai nostri cari. Il Covid-19 è riuscito a cambiare la nostra vita, le nostre abitudini, a modificare il nostro comportamento. In questo giorno, strette di mani e abbracci sono solo un lontano ricordo. Di solito, quando ci coinvolge qualche triste evento, c'è sempre un termine di paragone a cui far riferimento. Adesso non riesco a trovarne uno. Mi auguro che questa lontananza dagli affetti più cari, con il rispetto delle norme, e cioè evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, utilizzo continuo delle mascherine, il lavarsi spesso le mani, con ciò che la scienza è riuscita a produrre in tempi abbastanza celeri, e cioè il vaccino, possa farci superare questo momento negativo della nostra vita. Il Covid-19, oltre ai numerosi decessi, ha avuto effetti negativi sul lavoro, sull'economia mondiale, sul comportamento individuale. Il mio augurio è che nel 2021 si possa finalmente superare questa pandemia e riprendere una vita serena, tranquilla e in compagnia. Questo particolare momento ha dimostrato che i valori fondamentali della vita sono la solidarietà, l'altruismo e la vicinanza alle persone che soffrono. L'attuale numero dei contagiati sta dimostrando che i nostri sacrifici non sono inutili. Dimostriamo il nostro senso di responsabilità, perché ne vale della nostra vita e la vita dei nostri familiari. In questo giorno la mia vicinanza va a tutte le famiglie che hanno avuto lutti, a tutti gli operatori della sanità che in questo momento sono impegnati nel loro lavoro, e cioè a salvare vite umane, a tutti quelli che in questi giorni lavorano e a tutte le famiglie, e che l'anno che verrà possa finalmente essere l'anno della rinascita per tutti. Un abbraccio e un sereno Natale a tutti.